Ehi, signora mia, le dimensioni contano sullo scacchiere internazionale. Beh, anche avere uno sbocco sul mare fa la sua porca figura. Tonga, ci diamo il body shaming adesso? Sapete come si dice, no? Più sono grossi, più fanno rumore quando cadono. State facendo a gara chi ce l'ha più piccolo? Il territorio? Come dice il nostro signore, è nella botte piccola che c'è il vino buono. Sua santità, come dicono lì a Roma, se il vino non reggi, l'uva magnate la chicchi, eh? Allora, ho assaggiato queste polpette sintetiche che sono di un buono. Le coltivano dentro sti bioreattori. Sono più buone di quelle vere, eh? Singapore, no. Per una volta che la ospito io, la riunione delle micronazioni a casa mia, ste cose non le devi dire. Zanno confuso! San Marino, io te lo dico. Se ti permetti di approvare la vendita e il consumo della carne Frankenstein, il Monte Titano te lo butto giù a cannonate. Sono stato chiaro? Io lo sapevo. Perché non sono un atollo nel Pacifico anch'io? Comunque, Italia, guarda che è Singapore che ha provato la carne sintetica. C'ha la faccia da Singapore? Beh, io questo non credo. San Marino, I see you. San Marino, non ti preoccupare, ti capisco. I coinquilini a volte sono davvero insopportabili. Ma sti paesi esistono davvero? San Marino, ma che gente frequenti? Sono micronazioni, io sono una micronazione, chi devo frequentare? Te vai sempre a prendere lo spritz con quelli del G7 e io mi incontro con quelli della mia taglia. Appunto, Italia, un video sulle nazioni mignon. Te ne dovresti dannà. Ma che comportazione è questo? Voi lo sapete chi sono io? Italia, per favore, smettila, mi stai facendo fare una figura da cioccolataio? Zona ancora più confusa. Sparisci, morto di fame! Sì, ma anche meno, Liechtenstein. Io sono Giorgia, madre cristiana. Se voglio mi infilo pure la cruna ad un ago. Voi me ancora non mi conoscete. Non era il cammello, quello? Ma come fa un cammello a passare per la cruna di un ago? O il cammello è molto piccolo, o l'ago è molto grande. Lo sapete che solo uno dei miei compound ha più abitanti di tutte voi messe insieme? E queste votano pure all'ONU, hai capito? Di Polonio Land. Ma hai visto che pil che c'ho io? Guarda che se voglio te compro e te rivendo, eh. Ma vedi sta morta di fame del Lussemburgo? Io ti compro e ti rivendo se voglio. Io vi compro e vi rivendo a tutti quanti. Non glielo diciamo che sono lo stato più piccolo e più ricco al mondo. Lasciali sognare. Amen. Buongiorno Maria, buongiorno palinsesto. Sto affondando a causa del riscaldamento cromatico. Glu glu. Presto qualcuno gli lanci dei braccioli. Vieni che ci stai sulla tavola, c'è spazio per due. Addio Rose, sento freddo. Tanto freddo. Ma freddo cosa che sei in mezzo al Pacifico? No, povero Kiribati. Era un atollo così bravo, salutavo sempre. Ma scusate un po', perché io risulto fra le micronazioni? Non sarò l'Australia, però sono un gran bel pezzo di isoletta anch'io, eh. Se tu sei una micronazione, la Danimarca cos'è? Un bungalow. Credo che oltre l'estensione si conti anche il numero di abitanti. In Islanda ci sono più geyser che abitanti, eh. In effetti Islanda tu ce l'hai piccolo il numero di abitanti. Tutti questi doppi sensi sono necessari? Vabbè, dai, facciamocela una risata, su. E un micro ce l'ho pure nel nome, a Micronesia. Ma è una gioia proprio, eh. Signora mia,